Allora, siamo con il signor Elfiso che oggi ha attivato il suo primo il nome. Andrea, che oggi ha attivato il suo primo speed perché gli serviva per entrare sul sito dell'INPS e scaricarsi tutti i cedolini della pensione. Però ad esempio, cedolino della pensione, il servizio è in fase di manutenzione, siamo sul sito dell'INPS. Allora, signor, com'è andata, signor Elfisio? Allora, Andrea, intanto in primis, grazie, sei stato, cosa posso dire, praticissimo. Quanto ci abbiamo impiegato? Sono le 10.07, abbiamo iniziato alle 9, mezz'ora per lo speed. Mezz'ora mi ha così attivato lo speed. Lo speed. E l'altra mezz'ora l'abbiamo usata invece per fare? Per chiacchierare. No, magari che chiacchierare. Dove siamo andati? Siamo andati sul sito del fascicolo sanitario. E cosa abbiamo visto? Tutto i miei dati, okay, personali. E poi dove siamo andati dopo? Sul sito dell'INPS, perché mica per il cedolino della pensione. E c'era un problema, giusto? C'era un problema. Qual era il problema che non riuscivamo a entrare sull'INPS? C'era un'altra mail. Sì, c'era. Che quell'altra mail ce l'aveva sul computer di casa, giusto? Che me l'ha corretto d'ufficio, per cui... Esatto, quindi cosa abbiamo fatto? Allora, il signore Fisa aveva due mail con Gmail, una sul cellulare e una sul computer di casa, però per fortuna erano tutte e due Gmail, gli ho messo due Gmail sul cellulare, quindi sul sito dell'INPS è arrivata la notifica sul cellulare e abbiamo potuto proseguire. E quindi adesso lui c'ha il cedolino, come potete vedere qua, copriamo tutto, scusa, vedete qua... Riepilogo dei pagamenti eseguiti negli anni 2000 dell'INPS. Ok, va bene, sono il fisio, saluti. Vabbè, allora vi saluto, un grande ringraziamento a... Poi il lavoro me l'ha fatto gratis. No, ho chiesto 30 euro e sono anche pochi. Ok, ciao ad Andrea, ciao ciao.